Grande Fratello dà un ultimatum ad Alessio Falsone dopo la lite con Federico. Alfonso Signorini rimasto basito dal comportamento del concorrente. Stamattina nella casa più spiata dagli italiani c'è stata una furiosa lite tra Alessio Falsone e Federico Massaro. È stata talmente forte che la regia del Grande Fratello è stata costretta a censurare. Stasera Alfonso Signorini ha aperto la puntata proprio con questa faccenda, cogliendo la palla al balzo per puntare il dito contro Alessio in quanto ha avuto un atteggiamento eccessivamente aggressivo. C'è stata aggressività che tu metti sempre e comunque ... Questa mattina Alessio ti ho visto e devo dire che hai avuto una reazione eccessivamente aggressiva ... Hai avuto un atteggiamento molto rissoso nei confronti di Federico. Signorini gli ha poi ricordato che già giorni fa l'ha avvertito di moderare i toni. Il Grande Fratello dà un ultimo avvertimento a Alessio Falsone. Successivamente Alfonso Signorini si è fatto dare una busta nera per il concorrente del reality show, che stamattina ha discusso animatamente con Federico, è arrivata una busta da parte del Grande Fratello. A quel punto il conduttore dell'ammiraglia Mediaset ha fatto sapere al concorrente che la produzione del reality show non tollererà mai più comportamenti del genere da parte di Alessio. Da quando sei entrato nella casa ti sei messo in gioco nel bene e nel male ... Alcuni tuoi atteggiamenti hanno però mostrato alcuni lati del tuo carattere troppo irascibile, e non è la prima volta ... Non devi mai superare certi limiti ... Questo è l'ultimo avvenimento, onde evitare provvedimenti. Alessio ha quindi tenuto immediatamente a dire di aver capito bene l'avvertimento e si regolerà di conseguenza. Federico Massaro è stato ripreso dal conduttore del reality show. Alfonso Signorini si è poi rivolto anche all'altro concorrente del reality show che stamattina ha avuto un acceso scontro con Alessio Falsone. E il conduttore di Canale 5 ha fatto sapere a quest'ultimo che non deve credere nella maniera più assoluta alle provocazioni. Anche se veniamo provocati si mostra di essere vincente non rispondendo, pur sapendo che certo non è affatto facile. Federico ha quindi rivelato a Signorini di aver compreso perfettamente quello che ha detto, aggiungendo di starci lavorando, ci sto lavorando Alfonso. E Signorini ha allora dichiarato che deve lavorarci lui e Alessio con più forza. Un rimprovero che non è stato particolarmente apprezzato da Falsone, il quale infatti ha chiesto subito chi avrebbe mai provocato, ma chi provoco? Ma chi provoco io? E a questa domanda non c'è stata risposta, visto che Signorini ha chiuso in fretta e furia il collegamento.